Uè ragazzi e bentornati! Eccoci con le patch notes 10.40 finalmente. Novità, miniserie di incarichi senza tempo. Il tempo si è rotto, unisciti al direttore Riggs in una corsa contro, non contro il tempo perché l'abbiamo rotto. Quinn si mette in marcia per l'ultima volta, finalmente aggiungerei. Questa settimana aiuta Quinn a finire la sua avventura speciale nelle Terre Strambe mentre si dirige alla stazione radio. Caricate il furgone e radunate il gruppo, è ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale. E fin qui nulla di particolare. Introdotta una miniserie di incarichi senza tempo. Completa questa miniserie di incarichi per ottenere biglietti mettiti in marcia e oro. Aggiunte più aree e città fantasma alla fine di Valar Guta per offrire una varietà di missioni più ampia ai giocatori che stanno provando a completare la campagna. Aggiunto un incarico finale alla fine della campagna Alzati e combatti, quindi alla campagna di Valar Guta. Completa questo nuovo incarico a Valar Guta e avrai una piccola sorpresa. Questa piccola sorpresa io ve la faccio vedere alla fine del video, quindi quando arriveremo alla fine del video, mi raccomando, se non volete lo spoiler, chiudetelo prima. Il modificatore della tempesta, bomba mortale esplosiva, il modificatore di mini boss impulso danneggiante e gli energumeni esplosivi in Wargames non attiveranno più le bombole di propano. Questa è una patch degna di nota, finalmente, quella che era una tortura perché il mini boss impulso si spawnava al round 29, al round 30 e magari non avevamo avuto il tempo di pulire il tunnel dalle bombole, era una partita persa al 90% dei casi. Il mini boss a impulso infatti faceva attivare le bombole dei bombaroli, ma non solo, attenti che se voi sparate allo stesso mini boss mentre esso è vicino a un vostro amplificatore, vedrete che prenderete danno dal vostro amplificatore semplicemente sparando al mini boss, quindi fate molta attenzione al boss a impulso. In questo caso faremo meno attenzione in quanto hanno rimosso appunto che le bombole di propano si attiveranno con esso. E anche il modificatore della tempesta, bomba mortale esplosiva, abbiamo detto, molto utile nelle missioni alte, però diciamo che l'impatto maggiore per me è quello appunto del modificatore sul mini boss. Ora gli incarichi di Valar Guta possono essere completati in tutte le zone di Montespago se soddisfano i requisiti dell'incarico. I giocatori non bloccano più il disco di argilla quando si trovano di fronte al dispositivo di lancio sotto con il tiro al bersaglio. Ok, poi abbiamo un po' di correzione dei bug di missione e sistemi. Interfaccia utente, corretti i messaggi pop-up così che ora affermino chiaramente che i difensori non possono essere posizionati. Altre correzioni dei bug per quanto riguarda l'interfaccia utente. Altre correzioni dei bug per quanto riguarda gli eroi. Armi oggetti, shotto staccato arriva con un'esplosione nel negozio settimanale, fucile pesante automatico perforante con notevole capienza, impatto e cadenza di tiro, disponibile nel negozio settimanale da giovedì 26 settembre, quindi domani avremo questo fucile pesante automatico perforante. Attenti a questa nota, gli attacchi e le armi seguenti non infliggono più danni alle bombole di propano, andiamo a vedere quindi la spacca timpani, giù il microfono, il plasmatron, il pulsar e il woofer, in teoria non attivano più le bombole. Allora, va vista con calma una situazione del genere, perché io mi sono lanciato prepotentemente nella mia casa base, ho provato immediatamente la spacca timpani, è vero, l'attacco secondario non attiva più le bombole, però non abbiamo neanche modo di spostarle, sarebbe stato figo se potevo spostarle così. E comunque l'attacco primario le continua ad attivare, come è normale che sia. Ora non ho provato se con giù il microfono invece riuscivo a spostarle senza danneggiarle, comunque lo proverò sicuramente. E c'è un'altra correzione dei bug per quanto riguarda una riduzione del danno eccessivamente aggressiva che faceva in modo che un'esplosione causasse meno danni del previsto per le seguenti armi e relative rarità inferiori. Praticamente raga, tutte le armi esplosive, cioè leggete: cannoneggiamento, deciblaster, artiglio del drago, vabbè l'unico cecchino, furia del drago, potere del drago che è un pompa, il lancio uova di Pasqua, l'araldo della libertà, il jabberwocco, morte tascabile, il dispositivo di lancio V6, il tubo vuoto, il disintegratore Vindertech, la bang bang. Poi ancora, risolto un problema per cui gli attacchi pesanti in mischia infliggevano meno danni rispetto al previsto, l'incremento potrebbe essere minimo per alcuni attacchi e ingente per altri. Guardate qua, abbiamo una lista praticamente infinita delle armi pacciate. Corretta la posizione della zona danni in modo che si trovi di fronte al punto di impatto invece che al centro per gli attacchi pesanti delle seguenti armi: volontà del guardiano, caposlitta e castigamatti, quindi quelle armi che ci fanno saltare di un tile sopra di noi. Ora la trappola muro sonoro si attiva se i nemici si sentono attraverso gli altoparlanti. E altre correzioni dei bug per quanto riguarda i nemici. Allora, volevo esprimere un piccolo parere per quanto riguarda tutte queste correzioni dei bug delle armi, ma non è incredibile che
ci siano così tanti bug su armi così fondamentali nel gioco. E comunque noi non ne siamo a conoscenza di questo, perché raga, non è segnato da nessuna parte. Io seguo Reddit, seguo Trello, seguo le maggiori piattaforme esponenti della Epic, e vi assicuro che in molte patch tutti questi bug che risolvono non sono neanche segnati. Perciò noi non abbiamo idea di quanti bug ci siano veramente ancora nel gioco. Probabilmente noi usiamo una spada leggendaria e ci applica una perk a livello comune. Questa cosa mi dà parecchio da pensare. Ci tengo anche a sapere la vostra opinione qua nei commenti. Mi raccomando, fatemi sapere se il video vi è tornato utile. Io ho già avuto modo di affrontare l'ultima missione dell'atto di Vallarguta, che sbloccherà appunto una sorpresa. Che sorpresa? Beh, se vuoi saperlo, continua a guardare il video oppure spegnilo adesso. Noi ci vediamo direttamente domani. Bella bella!